Ancora una volta il cosiddetto controllo di questa specie sul territorio della provincia di Brescia, la regione lo ha fatto senza tesi, piantando dei calcoli che non esistono. Il TAR ha censurato anche l'affermazione attorno al caso cinghiali, esista una qualche forma di allarme sociale, e ha puntato l'indice sull'assenza del rispetto del concetto di tollerabilità, ovvero della capacità di un territorio di sopportare la pressione di questa specie, che si vuole utilizzare chiaramente come pretesto per autorizzare una caccia non stop in Lombardia. Quindi vediamo che ancora una volta si chiamano i cacciatori, quindi chi veramente questa questione l'ha creata e continua ad alimentarla, a controllare un presunto problema che non intendono assolutamente eliminare. E alla luce di questa ennesima sconfitta, le associazioni LAC e LAV chiedono alla Regione Lombardia di finire di regalare provvedimenti ad hoc e privilegi a chi vuole sparare tutto l'anno. Oggi tocca ai cinghiali, poi le volpi, poi i cormorani e quindi vediamo che tutte le specie finiscono nel mirino, senza però trovare una reale soluzione scientifica al problema. Ricordiamo che la LAC e la LAV si sono anche costituite parte civile nel procedimento giudiziario aperto dalla magistratura bresciana nei confronti di ufficiali e funzionari della Polizia Provinciale di Brescia, dell'UTR, dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia e anche della provincia di Brescia, nella questione che li ha visti coinvolti proprio in vari reati connessi alla gestione del cinghiale a Brescia.